undicesimo minuto allo stadio Monreale Proto di Cittanova, 0-0, è arrivato il Messina di Nibali in bicicletta, di Cairoli per quanto riguarda le moto, ma soprattutto non dimentichiamolo che dall'ACR è passato quel Totò Schillaci che ha vissuto 7 stagioni tra B e C, tra i colori giallo-rossi oltre lo stretto, e proprio lì con Zeman ha fatto l'anteprima alla Juventus. Il Cittanova invece è la cittadina dello stocco, degli ulivi, ma anche dell'imprenditoria, che in Serie D si vuole quest'anno affermare, perché l'obiettivo è univoco per le due cittadine, quello di rilanciare l'immagine appunto del calcio di città. Entrambe a 0 punti vengono, la cittanovese da una sconfitta contro la Gelbison e il Troina, il Messina da quella a favore del Portici e poi della Nocerina, e adesso naturalmente una gara inedita con passione e colori come comune denominatore, oltre appunto l'obiettivo che dicevamo poc'anzi, ridare smalto a quello che è il calcio giocato. Tutto agli ordini del signor Enrico Maggio di Lodi, coadiuvato da Ivano Agostino della sezione di Sesto San Giovanni e Dario Donofrio della sezione di Busto Arsizio. Andiamo a vedere in campo che situazione c'è. Naturalmente zito controvenuto i due tecnici, Zito rinuncia a Barilà, Gioia ed Orsolini a favore di Taverniti, Fossolino e Paviglianiti, ritrova Giuseppe De Marco ma lo manda in panchina, mentre Taverniti va a finire direttamente tra gli 11 titolari. Dall'altra parte invece l'allenatore del Messina rinuncia volutamente a Lia e Gagliardini, Gagliardini sarebbe il portiere che ha giocato le precedenti domeniche, e infatti c'era grande attesa finora per il portiere scuola Genoa Prisco, Armando Prisco, classe 97, che ancora il Cittanova non ha messo all'opera, perché il Cittanova si è portato in avanti solamente con una piccola proposizione, peraltro sterile, di Postorino, che non è riuscito ad andare oltre al tentativo di assist. Per quanto riguarda invece il Messina, è andato già 3 volte in proposizione, ma tutte e 3 su calcio piazzato, l'ha fatto al primo minuto con Tricamo, al terzo con Cucuzza per un rasoterra semplice, all'11esimo invece punizione dalla destra, batte Bossa, spizzica Colombini che deposita alla sinistra del portiere. Per quanto riguarda le formazioni in campo, dunque, il tecnico casalingo sceglie un 3-4-3 con Taverniti, Ciance ed Alfano in difesa, al centrocampo La Villa con Donizzi, Sapone e Paviglianiti, poi in attacco ripropone Napolitano, Postorino e Foderaro. Dall'altra parte invece il tecnico messinese sceglie una difesa a 4 con Tricamo, Colombini, Cassaro e Mascari, al centrocampo ci sono in maniera sfilacciata un 4 sfilacciato, Cozzolino e Pezzella che rimangono più arretrati, Bossa e Lavrendi invece un pochino più propositivi. Conclude l'11 De Zai e Cocuzza, 0-0 quando siamo alle soglie del 20esimo. Ma sì, arrivate giusto a puntino, perché allora, un'altra posizione al 20esimo minuto, questa volta è stata per il Cittanova, Sapone ha deciso di gestire con i compagni di reparto, sulla sinistra poi decideva di entrare in area Paviglianiti, uno scontro di gioco, un reclamo di calcio di rigore da parte della cittanovese, ma il direttore di gara ha detto no. È un lungo momento di studio, Antonio e telespettatori, quello che continua qui, malgrado queste piccole proposizioni su calcio piazzato, continuano a giocare soprattutto sul centrocampo le squadre. Una grande new entry, lo dobbiamo dire, in settimana per il Messina era atteso il direttore sportivo, la nomina è stata fatta proprio in casa, la cittadinanza in aria ha approvato la conclusione, l'intervento di Colombini è stato propiziatorio davvero per cercare di sbucciare questa palla che è finita sul fondo. Dicevamo, arriva proprio il 13 settembre Fabrizio Ferrigno, il nuovo DS scelto in casa, peraltro tra i messinesi, lui non si è voluto sbilanciare, per ora non è stata fatta alcuna presentazione ufficiale, abbiamo provato a chiedergli in merito a Francesco Amendola che è in prova dalla Sarnese, classe 99, un esterno basso, e all'arrivo invece molto più sicuro del difensore centrale Mattia Rosato, che peraltro ha 73 presenze in 3 anni nelle categorie di Serie C con 3 retrocessioni dalla C alla D, però comunque un ottimo elemento di esperienza. Ha detto che ne sapremo di più in settimana quando si faranno le presentazioni ufficiali, per ora un altro calcio di punizione quando siamo arrivati al 23esimo e la cittanovese che si trova fuori area sulla sinistra per provare ancora una volta ad inquadrare questo specchio ancora inflato della porta del Messina. Ok, riprendiamo la linea, Anna Maria Implatini per Cittanovese Messina. Anna. 43esimo al Monreale Proto di Cittanova, passa in vantaggio la cittanovese con la Villa che ha seguito bene l'azione dei compagni, la Villa che si è portata in area, ha atteso che la palla arrivasse al centro dell'area con un assist perfetto, questa volta non ha fatto come qualche minuto addietro, il suo interno è stato impeccabile, portiere da una parte, palla dall'altra,
la Cittanovese passa così in vantaggio, dopo che il Messina in realtà si era ripreso, perché non ci siamo spiegati un 15 minuti di ritrosia messinese, dove la Cittanovese ha avuto delle buone occasioni. Al trentesimo, 11-9, Paviglianiti Postorino, duetto in corsa, cavalcata sulla fascia sinistra per Paviglianiti, suggerimento a mezza altezza al centro, però appoggio di Postorino che manca di goniometro, perché sceglie praticamente un angolo vettoriale troppo ampio per trovare lo specchio di porta difeso da Prisco. Poi al 32esimo si vedeva il Messina e palla che carambolava praticamente in aria, spazzata in pieno tempismo sulla linea di porta. Al 36esimo Condomittida fuori aria invece provava a sorprendere Prisco, quindi palla che passava alla Cittanovese e palla invece troppo alta. Al 41esimo un esterno piede per De Zai, quindi per il Messina, guardava il rallentatore da qui, la palla che si depositava sul fondo alla destra dello stesso portiere della Cittanovese. Sta per terminare appunto il giro dei 45 minuti qui del primo tempo al Monreale Proto di Cittanova, 1-0 per questo scontro tra i giallorossi al di qua e al di là dello stretto. Quarto minuto di gioco, sempre 1-0 per la Cittanovese ai danni del Messina. Le formazioni per ora rimangono le stesse del primo tempo, quelle annunciate. Tra poco vedremo, perché c'è un'intera panchina della Cittanovese in riscaldamento, solo due elementi invece per mister venuto dalle parti del Messina. Andiamo a vedere qualche elemento invece, andare a fare delle considerazioni, perché è stata una bella gara finora per il sapone della Cittanovese, che con Condomitti, Moglio e Gioia comunque costituiscono il patrimonio casalingo. Più combattivo l'ex Isola Foderaro, mentre il lavoro sporco è toccato finora a Paviglianiti sulla sinistra, alla Villa sulla destra. Parliamo dei due esterni di centrocampo, per capirci, uno l'ex Agropoli e Sersale, l'altro ex Palmese. Sono loro che cercano, hanno cercato finora di rendere il gioco meno prevedibile. Il Messina invece ha riscosso su più fronti, lo abbiamo visto, lo abbiamo narrato, anche se onestamente ci manca raccontare un bel fraseggio conclusosi magari con un tiro. Abbiamo visto finora su tutti Cocuzza, grinta e cross dal fondo, ma l'anticittanovese per ora rimane Colombini. Anna Maria, puoi andare? Sì, non ci sono tante azioni per il tempo giocato qui nel secondo tempo, 20 minuti al Monreale Proto di Cittanova. Il risultato è sempre di 1-0 per la squadra di casa. C'è invece da menzionare un cambio di atteggiamento, nel senso che mentre il tecnico casalingo Zito si chiude ma non lo dà a vedere, quindi praticamente ha spostato Paviglianiti ormai fisso in difesa, diventa un 4-3-3, e al posto di Postorino ha inserito Ortolini. Dall'altra parte invece vediamo aprirsi Venuto, nel senso che ha sostituito praticamente in difesa Tricamo con Lia, abbiamo quindi Lia, Colombini e Castaro in difesa, sostituendo però anche Mascari, quindi ha tolto un uomo dalla difesa, lo ha messo a centrocampo, ha messo Carini a centrocampo, abbiamo un centrocampo adesso a 4, Bossa, Cozzolino, Pezzella e Carini, e ha inserito Bonaddio, quindi torna in rosa, in formazione Davide Bonaddio, che va a costituire un tridente De Zai, Cocuzza, Bonaddio. Quindi sicuramente sta comunicando Venuto l'intenzione naturalmente di non lasciare il risultato sull'1-0. Cosa è successo oltre questo? Che all'11esimo Cocuzza in aria ha avuto un suo momento di gloria con un doppio tentativo di conclusione, tentativo perché la palla non è andata oltre il difensore che lo contrastava, e poi al 13esimo Bonaddio, una conclusione dalla distanza, dai 16:50, azione personale, palla che si è spenta sul fondo. Anna Maria Implatini per le fasi finali di Cittanovese contro Messina. A te la linea, Anna. E 5 minuti fa al 30esimo Bossa ha provato una conclusione dalla distanza per il Messina. Si stanno scaldando un po' gli animi, ma perché effettivamente da una e dall'altra parte comincia ad esserci qualche entratuccia un attimino scomposta, dove il direttore talvolta è intervenuto, altre volte no, e poi c'è stato l'allontanamento di uno dei collaboratori di Venuto dalla panchina del Messina. Per quanto riguarda invece le soluzioni di gioco, non è che si veda granché, nel senso che comunque la classica partita da 1-0, dove con una cadenza regolare avvengono insomma delle situazioni particolari che noi abbiamo puntualmente citato, e dove adesso la Cittanovese sta reagendo con qualche incursione
sulla destra, ben velocizzata peraltro, mentre la destra del Messina è quella che ha risvegliato Bonaddio con il suo ingresso. Bonaddio che di tanto in tanto fa la scuola anche tra il lato destro e il lato sinistro, è un po' lui l'idolo della tifoseria del Messina, che peraltro non si è mai spenta, ha continuato a tifare i suoi. Adesso reagisce anche la cittanovese per cercare effettivamente di accompagnare l'11 in campo a questa vittoria finale. Che partita è, Anna? Pensi che la cittanovese la possa portare in porto oppure dovrà soffrire? No, potrebbe tranquillamente portarla a termine così, guadagnando questi 3 punti che peraltro sarebbero meritati, perché effettivamente la ritrosia del Messina si è riproposta anche in questo secondo tempo e la vediamo visibile proprio nel fatto che non riesce a raggiungere il rettangolo caldo, quello dell'aria. Quando lo fa con delle soluzioni aeree che non riescono effettivamente a centrare lo specchio. L'unica volta che abbiamo visto impegnato il portiere casalingo pesantemente adesso nel secondo tempo è stata al 22esimo con una punizione, quindi palla a palombella di Bonaddio, quindi dopo l'ingresso del numero 15 tanto atteso, da cui era costretto proprio ad uscire con i pugni, un rimpallo peraltro infelice per il Messina che sperava di ribattere a rete, e quella è stata l'unica nota davvero a picco di questo secondo tempo. Peraltro la cittanovese sta gestendo, anche perché ha cambiato pochissimo, solamente 2 elementi, ha appunto, come dicevo, arretrato Paviglianiti, ha ricomposto il centrocampo a 4, la difesa a 4, talvolta anche a 5, quindi una volontà ora ancora più marcata di chiudersi, ma continua a farsi avanti, e lo fa in questo momento per esempio con il numero 10 Foderaro, che cerca di manovrare, prova adesso a gestire sul centrocampo, manovra tutto sulla sinistra, quindi capovolgimento di fronte dove troviamo Napolitano. Napolitano si porta sul fondo, sta cercando il tratto per il varco per il cross, ci riesce, arriva anche l'incornata in aria, e poi quando arriva la soluzione finale, quella appunto della conclusione di piede, l'arbitro, il direttore di gara interviene per una carica sul portiere, quindi un fallo in attacco che rimanda subito la palla in possesso del Messina, oggi in maglia bianca, calzoncini neri, ha mantenuto i suoi colori giallorossi naturalmente, essendo in casa la cittanovese. Allora, avremo disponibile anche un altro video. Ti faccio un'altra domanda, Anna, prima di staccare e dare la linea a Pino Carella a Siderno. La cittanovese pensi che abbia necessità di qualche rinforzo oppure può salvarsi così com'è? No, Zito l'ha detto tranquillamente che ha bisogno di un rinforzo in attacco, ha individuato anche il reparto, ma soprattutto c'è questa voglia qui di portare a termine, lo diceva anche il presidente in settimana, di portare a compimento tutto il raduno forze che è stato fatto in questo periodo. Oggi la cittanovese quel che ha in più è effettivamente una tranquillità in campo, che è proprio la riflessione, secondo me, della condizione psicologica del mister. In che senso? Mi spiego subito. Finalmente ha a disposizione tutta la rosa, quindi ha potuto gestire la formazione come ha voluto. Effettivamente ci sono stati 3 cambi importanti, i reparti hanno funzionato in sincronia, si è vista una bella squadra, una squadra gruppo, una squadra che ha girato palla tranquillamente, ha gestito in maniera non spavalda ma sicura, e insomma ha messo sotto un Messina che, ricordiamoci, non è il primo venuto in questa categoria, anzi. Triplice fischio finale del signor Maggio di Lodi, incredibile, ma vero, la cittanovese conquista i suoi primi 3 punti, lo fa in casa proprio al Monreale Proto di Cittanova, lo fa al cospetto di un Messina tutto storia, un Messina ex Serie A, un Messina che vuole ritornare a splendere, però lo deve fare dal prossimo appuntamento, perché questa volta finisce 1-0, e quindi abbiamo goduto di una splendida partita, abbiamo visto andare in gol il giovane Villa, classe 96, la Villa classe 97, abbiamo visto una partita di Serie D che vale la Calabria, che in questo momento nel territorio calcistico di questo pianeta interregionale si sta rialzando. Anna, allora per il Roccella ti diamo il gol di Manfrelotti al 45esimo del secondo tempo, perdeva 3-0, ora c'è stato il gol del 3-1, una trasferta anche questa difficile per il Roccella, in questo momento la squadra di mister Giampà dovrà necessariamente rivedere qualcosa. Cosa ne pensi tu? Sicuramente dobbiamo dare il tempo ad un tecnico giovane, alla prima esperienza, di assemblare anche una squadra tutta nuova, ha messo insieme insomma dei soldati che però insieme non hanno combattuto mai, bisogna dare naturalmente il tempo, perché non si tratta di un campionato d'eccellenza. Quando si supera la soglia, quando si arriva in interregionale, cambia il mondo, c'è tutto il Messina con le facce scure al cospetto della tifoseria, mentre dall'altra parte, quindi sullo stesso lato, c'è tutta la tifoseria della cittanovese.
Firenze che plaude ai giallorossi di casa. Naturalmente un umore diverso, però questo è il responso del terreno per quanto riguarda la terza giornata del campionato di Serie D qui da Cittanova.